Bentornati amici di YouTube a questo appuntamento. Quest'oggi vedremo come sarà la settimana che va dal giorno 6 al giorno 12 di giugno 2022. Capiremo innanzitutto come saranno i transiti planetari più importanti di questa settimana. Io in basso vi lascio sempre nella descrizione un piccolo riassunto di quello che dico per i transiti della settimana e poi potete trovare giù in basso il vostro segno. Dico sempre di ascoltare sempre il vostro ascendente, la vostra luna per completare il messaggio, o comunque se non vi sentite molto sulle previsioni del sole, potete sempre ascoltare l'ascendente e la luna per capire un po' il tutto. Allora, la settimana del 6 al 12 giugno 2022 si apre con una luna che entra nel segno della Vergine. Il giorno lunedì sentiremo forse anche la necessità di avere un po' più organizzata la nostra vita. Capiremo probabilmente che questo sarà un periodo in cui abbiamo la necessità di risolvere qualche piccolo problema o qualche piccola situazione riguardante documentazioni o magari un proprio stile di vita nuovo. Mi raccomando, se dovete prendere appuntamenti per la salute, questa è un'ottima giornata e sono giornate, credo, importanti anche per concludere anche degli affari. Giorno martedì 7 giugno, il Sole formerà un semisestile, quindi un quasi sestile con Urano. Il Sole si trova nel segno dei Gemelli e Urano si trova nel segno del Toro, e quindi da domenica, diciamo che abbiamo avuto questo semisestile a proprio giorno mercoledì, quindi il giorno 8, sentiremo proprio una grande curiosità, una grande voglia di innovazione nella nostra vita. Tutto ciò vi aiuterà a fare anche delle nuove scoperte, a trovare magari nuovi modi di fare le cose che possono comunque portare ad una maggiore efficienza in tutto ciò che state facendo. Una grande intuizione durante queste giornate o una grande abilità psichica vi possono far intravedere qualcosa nel futuro, nel senso avrete un'idea lungimirante che vi farà veramente avere una grande opportunità poi per magari sbloccare alcune situazioni che dovevano essere sbloccate. Sempre giorno 7 di giugno avremo la Luna nel suo primo quarto che farà un trigono. Ricordo che la Luna sarà nel segno ancora della Vergine, farà un trigono di terra con Urano che si trova nel segno del Toro. E questo è veramente un bellissimo trigono, devo dire la sincerità, perché sembra quasi che ci sia una novità, un cambiamento nell'ambiente domestico o nella nostra routine quotidiana. Quindi dovrete sentirvi anche molto più socievoli durante questa giornata in cerca proprio di avventure, emozioni nuove. Una cosa sì, dovete essere molto flessibili, dovete essere soprattutto aperti a delle nuove opportunità che vi si presenteranno proprio durante queste giornate. Mercoledì 8 la Luna entra nel segno della Bilancia e ci resta fino al giorno 10, quando la Luna entrerà poi nel segno dello Scorpione. E proprio il giorno 10, quindi venerdì 10, perché nelle giornate di giovedì insomma, non ci sono dei transiti particolari, ma venerdì 10 avremo il trigono di Mercurio e Plutone. E devo dire che questo è un trigono che già dura da un po' di giorni, ma questa sarà la giornata che sarà molto più intensa, dove sentirete proprio di più questo trigono. E ci sarà una forte concentrazione, un'acuta percezione anche nelle cose, ma soprattutto una grande determinazione. Qua, questa è la giornata dove inizierete a capire, a comprendere a fondo alcune cose e può essere utile questa giornata e applicarla soprattutto alla ricerca, all'indagine, alla scoperta anche di piccoli segreti, diciamo ad una autoanalisi anche personale, non sarebbe assolutamente sbagliato. Mercoledì, scusate, venerdì, guardatevi intorno perché potrebbero esserci delle conoscenze karmiche o delle amicizie o collaborazioni di grande successo che entrano nella vostra vita e che possono dar via comunque ad una nuova strada. Sempre
Sabato 11 di giugno, Venere farà una bellissima congiunzione con Urano. Solitamente questa è una congiunzione che porta grandi cambiamenti positivi e molta eccitazione in amore e anche nel denaro, devo dire. Entrambi sono molto fortunati durante questa congiunzione ed è possibile anche qui una conoscenza molto importante, un incontro soprattutto molto importante. Quindi se avete già qualcuno che conoscete, potrebbe essere molto utile magari incontrarsi, soprattutto quelle conoscenze che vivete solo online o magari solo di messaggi. Questa è una giornata dove potete incontrarvi. È un buon momento per fare acquisti, vi piacerà lo shopping. Sabato dedicatevi alla cosmetica, alla moda, però non siate impulsivi perché Urano comunque è molto impulsivo nelle spese. E belle anche queste giornate per inviti, quindi è impossibile che riceverete qualche invito proprio durante queste giornate. Regali, complimenti, offerte molto curiose, ecco, queste potrebbero arrivare tutto durante questa giornata. Domenica, poi in seguito, la Luna entra nel segno del Sagittario. Adesso andiamo a vedere come sarà segno per segno, partendo dal segno dell'Ariete e capiamo come, diciamo, influenzeranno questi transiti proprio nel vostro segno. Gli amici dell'Ariete questa settimana, dal 6 al 12 di giugno 2022, da lunedì a mercoledì saranno giornate molto eccitanti. Devo dire che ci possono essere dei grandi cambiamenti positivi e anche un senso di maggiore libertà personale. Dovreste sentirvi con un grande impulso di libertà dalla propria routine, fare qualcosa di totalmente diverso dalla vostra normale attività. E anche voi dovete essere molto flessibili durante queste giornate, aperti mentalmente, perché potrebbero arrivare delle sorprese molto piacevoli, grazie proprio ad esperienze emozionanti. Il vostro stato di coscienza in questo periodo vi aprirà a vibrazioni molto più elevate. Devo dire che forse ci sarà una maggiore consapevolezza di se stessi, addirittura una percezione di sé anche maggiore. Le giornate invece da giovedì a domenica, quindi durante il fine settimana, porteranno divertimento. Devo dire che questa sarà una settimana di grande divertimento, vita sociale, anche sentimentale. Quindi esprimete la vostra vera natura amorevole con il vostro tipico estro, che può manifestarsi anche come uno stile di vita unico, no? Solo come siete fatti voi in questo caso. È un buon momento per farsi nuovi amici e anche amanti, quindi anche nuove conoscenze. E le vostre manifestazioni in questo momento attireranno persone altrettanto interessanti, desiderosi di rischiare come voi, di vedere un po' come va la vita. E devo dire che sarà molto interessante anche essere un po' così, vediamo come va a finire. Insomma, lanciatevi in queste nuove conoscenze. E sarete, non sarete, ecco, ci sarà una mancanza di inibizione, no? Ed è molto utile questo se siete, per esempio, di natura un po' timidi, anche se mi sembra un po' strano. La carta che ho scelto per voi per questa settimana è il 6 di denari, perché è spesso un segno di svolta in meglio, soprattutto per quanto riguarda il denaro. È una delle carte di denari forse molto positiva, perché parla di uguaglianza, di equità, di una natura ciclica della vostra vita. E quando solitamente questa carta appare in una lettura, è probabile che vi stiate avviando verso un ciclo molto positivo. Il 6 di denari è spesso una carta molto generosa e quindi significa che state per essere il beneficiario o il donatore di qualcosa di valore. Quindi condividete ciò che avete perché c'è sempre qualcuno che ne ha bisogno. Questa generosità non deve essere necessariamente di tipo fiscale, dovete in qualche modo sostenere anche una persona a livello personale, spirituale, di amicizia. E sono spesso importanti questo vostro modo di essere, perché se farete del bene, molto karmica questa carta, quindi non siate troppo orgogliosi magari per accettare ciò che vi viene offerto, se siete voi proprio i destinatari, diciamo, di questo aiuto.
Poi gli amici del Toro da lunedì a mercoledì vi aspettano incontri personali molto stimolanti ed eventi anche molto eccitanti. Devo dire che queste giornate vi sentirete molto più aperti ai cambiamenti della vostra vita e potreste anche cercare dei cambiamenti attivamente proprio nella vostra vita. C'è proprio il bisogno di attivare dei cambiamenti. È un buon momento per provare qualcosa di nuovo nella routine domestica o nella propria vita personale. Queste saranno giornate in cui la vostra intuizione sarà più forte del solito e potrà guidarvi proprio a prendere decisioni molto rapide e seguirle. Quindi sarà importante seguire il vostro istinto e sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno proprio durante queste giornate. Da giovedì a domenica, quindi durante il fine settimana, ci sarà la voglia di provare qualcosa di nuovo e si farà sentire molto. Ecco perché dovrete essere molto libere di uscire un po' dal vostro guscio e cercare di lanciarvi anche verso nuove strade. Questo è un periodo di eccitanti novità per la vostra vita sociale, soprattutto, ma anche per la vostra vita sentimentale, forse anche per le vostre finanze. Ci sarà un'attrattiva molto elettrica, diciamo, con un appuntamento in particolare. È possibile che incontrerete una persona dove scambierete veramente dei grandi punti di vista, una grande passione. Troverete una persona con cui finalmente riuscirete ad avere un punto di vista diverso dal solito, perché sarà molto più stimolante e anche di una mentalità molto più aperta. Potreste essere attratti o attrarrete anche delle persone provenienti da culture o stili di vita diversi dal vostro. La carta che ho scelto per voi, cari amici del Toro, è il Cavaliere di Coppe, perché è una carta ottimista ed è una carta che porta sempre delle buone novità. Spesso porta dei messaggi, quindi fate molta attenzione durante questa settimana ai messaggi che riceverete, perché di solito sono buone notizie che tutti in qualche modo vorremmo ricevere in questo preciso istante. Le cose quindi andranno bene, diciamo, no? Però è probabile che vi sentirete molto carichi, molto pronti all'azione. È probabile che quindi durante questa settimana riceverete delle buone notizie, soprattutto nella vita sentimentale. Gli amici dei Gemelli, durante questa settimana, da lunedì a mercoledì, queste saranno giornate molto particolari perché avrete una comprensione molto più chiara di ciò che sta e che volete veramente nella vostra vita. Probabilmente vi sentirete molto più ottimisti riguardo al vostro futuro, ma soprattutto sarete molto più realisti riguardo alla vostra situazione attuale e ciò che potete effettivamente fare. Questo vi darà la fiducia in voi stessi e anche la determinazione di trasformare i vostri sogni in una realtà. E un anziano durante questo periodo, un padre, un nonno, uno zio, una persona grande, con grande esperienza e con grande saggezza spirituale, potrà darvi dei consigli molto importanti. Se siete voi invece delle persone molto mature o che comunque avete una grande esperienza, dovete dare dei consigli a dei giovani che in questo momento hanno bisogno di ritrovare un attimo la propria strada. Le giornate di giovedì e di domenica porteranno anche qui cambiamenti forse un po' emotivi più che altro, non tanto dell'aspetto pratico, ma credo che questo sarà un momento dove le vostre emozioni stanno cambiando o magari il modo in cui voi state affrontando la vita sarà decisamente molto più positiva. Se state vivendo una storia d'amore e ci saranno delle grandi e bellissime novità, se siete single, queste saranno giornate dove potete conoscere qualcuno via internet attraverso le famose chat di appuntamento. È un buon momento per fare acquisti, anche un buon momento per essere creativi. Sfruttate di più il vostro talento perché voi avete uno stile unico. Ci saranno piccole sorprese che potrebbero arrivare da qualche invito o magari qualche offerta un po' così curiosa. Anche per voi ho scelto la carta del 6 di denari perché è un segno di svolta per il meglio, in particolare per quanto riguarda le questioni di denaro, no? E sembra quasi che questo sia un momento dove i gemelli con questa carta vogliono molta più positività. È
una carta che parla di uguaglianza, di equità, è proprio una carta che parla di una natura ciclicità della propria vita. Quando appare questa carta è probabile che stiate avviando o vi stiate avviando verso un ciclo più positivo. Lo dico soprattutto per le questioni economiche, perché i gemelli devono cercare di ritrovare o trovare una soluzione a livello economico molto importante. Siccome non deve essere necessariamente di tipo fiscale, questa carta parla comunque della necessità di comprendere o di essere aiutati anche a prendere delle scelte. Come vi ho già detto, una persona vi darà degli ottimi consigli durante questo periodo. Mi raccomando, non rifiutateli per orgoglio. Per gli amici del cancro questa settimana sarà decisamente molto interessante. Da lunedì a mercoledì l'energia sarà molto più positiva, ci sarà una forma di chiarezza che vi faranno sentire a vostro agio e molto più sicuri di voi stessi. Se dovete lavorare sarete in grado di essere molto più concentrati sul lavoro con un'energia molto più ambiziosa o un'energia molto più positiva nel fare le cose. Se volete rilassarvi potete farlo senza sentire che dovreste sempre fare qualcosa, perché il cancro non riesce solitamente a fermarsi perché ha sempre un po' di sensi di colpa. Invece queste sono giornate in cui avete proprio una grande voglia di essere chiari, di lavorare in maniera chiara, ma senza poi sentirsi in colpa se ci sono magari dei momenti personali, soprattutto di relax. Le relazioni della vostra vita privata, sociale e professionale dovrebbero essere molto piacevoli durante questa settimana. Mi raccomando però di non essere stressati o non stressate, quindi privatevi dello stress durante queste 3 giornate. Giovedì a domenica, quindi con il fine settimana, saranno delle giornate che offrono una grande libertà personale, che vi permetterà anche di socializzare molto di più con le persone intorno a voi. Siccome sento che c'è nell'aria un piccolo cambiamento positivo nel modo in cui voi state affrontando la vostra vita sentimentale, potete poi portare magari delle novità anche nell'essere un po' più eccitanti, nel voler essere anche molto più maliziosi anche in alcune storie d'amore. Il vostro partner effettivamente sarà disposto in qualche modo anche a vivere delle novità insieme a voi. Non lo so, se siete sempre stati una coppia ferma in casa, ecco, questo fine settimana cercate di organizzare qualcosa che vi porta a vivere delle realtà magari un po' diverse da quelle che avete vissuto durante questo periodo. Ci saranno scoperte creative che vi aiuteranno comunque a sviluppare molto di più il vostro potenziale artistico, musicale e comunque a trovare un po' il vostro stile di vita che è sempre molto unico. È un buon momento quindi per dare un po' un taglio ai capelli, vestirsi in maniera diversa, usare degli accessori, cioè insomma dare un tocco personale molto di più. Se siete single, mi raccomando, siate più positivi nel conoscere persone, non parlate dei vostri problemi passati. Io ho scelto per gli amici del cancro la carta dell'imperatrice, perché credo che questa sia una settimana che l'archetipo, che siete uomini o donna, della femminilità è molto importante. Se siete uomini, usate la malizia femminile, il vostro yang soprattutto, la vostra intuizione. È una carta spesso forte, molto fertile, fa presagire che c'è proprio la necessità di contatto con il lato femminile di una persona, di ascoltare molto di più le proprie intuizioni e di dare soprattutto molta più priorità alle proprie emozioni, alle proprie passioni. Può significare abbondanza in arrivo, quindi credo che le persone saranno più attraenti in questo momento, o le persone saranno più attratte da voi in questo momento in tutti i sensi. Ed è probabile che troviate persone proprio simili a voi, persone che hanno voglia in qualche modo di vivere delle esperienze intorno a voi. Dico di più, non parlate dei vostri problemi perché saranno gli altri a parlarvi dei loro problemi. E voi sarete un po' quella spalla su cui piangere e questo sarà molto positivo, devo dire. Sarà molto vantaggioso perché ora siete in grado di vedervi di più, no? Nel mondo in cui gli altri vi vedevano. Siete molto più presenti, siete una persona con molta più saggezza da offrire, soprattutto questa saggezza. Quindi condividete le vostre prospettive sulla vita,
sapendo che la vostra saggezza e la vostra attenzione sono comunque molto preziose. Allora, per gli amici del Leone, questa settimana sarà veramente molto significativa, la settimana che va dal 6 al 12 di giugno, perché soprattutto tutta la settimana, da lunedì a venerdì, avrete un periodo di grandi eccitazioni e soprattutto di grandi opportunità che sono quasi inaspettate. Quello che vi aiuterà moltissimo sarà la curiosità, l'inventiva, e vi permetteranno quindi di fare anche delle nuove scoperte o di trovare magari dei nuovi modi di fare le cose che possono portarvi ad una maggiore efficienza nella propria vita. Seguite di più la vostra intuizione e cercate di ascoltare molto di più voi stessi e sviluppare queste idee per un futuro, diciamo, a lungo termine. Perché questo è un buon momento per fare o creare, per esempio, dei gruppi con delle persone intorno a voi. Ecco, non fate le cose magari da sole durante questa settimana, soprattutto se avete dei progetti lavorativi. E sono molto possibili anche queste settimane incontri casuali, però, eh? Cioè, è probabile che incontrate delle persone che magari possono avere, non lo so, possono essere impegnate o magari non sono proprio le persone che vi aspettavate in questo momento. Ma questi incontri non sono assolutamente da lasciare indietro, perché quello che sento da voi in questo preciso momento è sì, bello conoscere una persona, ma io voglio che questa persona sia veramente mia in questo istante. Allora è possibile che qualcuno trovi conoscenze che magari hanno persone che magari hanno già qualcuna e quindi si resta solo lì così, un po' solo esclusivamente per una conoscenza personale. Quindi mi raccomando, cercate però di viverle questi nuovi incontri, perché in qualche modo vi serviranno anche per uscire fuori da una situazione un po' stagnante che avete avuto nell'ultimo periodo. Sabato e domenica sono giornate di una sensazione di inquietudine per il leone, no? Perché dentro sentirete un bisogno ancora di cambiare qualcosa nella vostra vita, soprattutto a livello sentimentale. Ecco perché vi dico che le conoscenze della settimana saranno un po' particolari. In queste 2 giornate potete vivere magari un periodo un po' di inquietudine, perché dovete cercare di capire un piccolo compromesso che nella vostra vita sarà molto importante. Ecco, mi rifaccio un po' a quello che ho detto prima. Quindi cerchiamo di aggiustare magari un po' quelle che sono e correggere anche un po' quelle relazioni che sono realmente sane o quelle relazioni che sono tossiche in qualche modo, o se siamo noi magari che molto spesso decidiamo cosa creare, no? Quindi forse delle volte queste 2 giornate potete pensare forse sono io sbagliata, ecco, non è proprio così, però magari ci sono piccole angolazioni che potete in qualche modo cambiare. È un buon fine settimana tutto sommato per magari trascorrere del tempo in natura, fuori con la propria famiglia, cercate di sbloccare un po' la vostra creatività. Allora, Leoni, la carta che ho scelto per voi è la Luna, perché vi sento un po' confusi, nonostante comunque delle bellissime realtà, però vi sento ancora un po' confusi, perché dovete trovare una strada in questo momento che non sia riferita molto agli altri, ma più per se stessi. Dovete cercare di accettare anche alcune incertezze nella propria vita e non cercare di forzare le cose o le persone a fare le cose in maniera un po' forse frettolosa. Siete in una fase molto più intuitiva del solito in questa settimana e quindi vi sentirete magari che i vostri istinti, le vostre impressioni potranno portarvi verso qualcosa. Allora, ottime le idee dei progetti lavorativi, ma sui sentimenti dovete magari pensarci su. Inoltre, dovete essere leggermente un po' diffidenti, rendervi conto che quando appare magari la carta della luna, possono esserci persone magari intorno a voi che non sono molto chiare, ecco perché gli incontri, quelli che vi dicevo, non saranno casuali, non saranno proprio degli incontri che magari vi porteranno a vivere delle grandissime relazioni, ma dovete viverli perché qualcuno di voi deve uscire fuori da una situazione di stallo da molti anni. Cercate però di essere pazienti in questo preciso momento. Per gli amici della Vergine questa settimana sarà una settimana decisamente importante perché da lunedì a mercoledì potete sentire proprio il bisogno di essere leggermente diversi dalle altre persone, di essere realmente voi stessi. Qualche Vergine dirà basta, io voglio vivere le mie esperienze,
Dovete essere molto più liberi di esplorare la propria vita, di sfruttare al meglio ogni tipo di opportunità senza che nessuno in questo momento possa essere di intralcio. Potrebbe essere chiunque nella vita, un capo, un amico, una famiglia o addirittura il proprio partner. Ecco perché il vostro comportamento da lunedì a mercoledì potrebbe essere molto mutevole, molto strano. Gli altri potrebbero vedervi e dire: ma cosa sta succedendo? Addirittura qualcuno potrebbe sentirsi minacciato da questo vostro modo di essere, spaventato, e dire: ma io non capisco cosa ti sta succedendo. In realtà questo è un buon momento per seguire se stessi, le proprie decisioni, mettere la propria mente e le proprie idee al primo posto. Potreste ricevere dei grandi lampi di intuizione durante questa settimana attraverso proprio dei sogni, degli stati di veglia o addirittura durante un momento di meditazione. Da giovedì a domenica è un periodo molto stimolante per la vita sociale, la vita sentimentale, anche molto creativa. Avrete una mentalità molto più progressista che vi metterà proprio a vostro agio con le persone simili a voi che vivono una situazione sociale molto simile alla vostra. Meno barriere, meno blocchi, e gli altri vedranno, capiranno che cosa stia succedendo realmente nella vostra vita, anche perché sarete molto attraenti. Troverete un amico interessante, un'amica interessante, un amante, potrebbe essere che in questo momento potrebbe farvi sentire veramente interessanti e soprattutto molto eccitanti. Ecco, questo è un buon momento anche per le questioni finanziarie, con la possibilità magari di vincite inaspettate. Sarete molto fortunati, eh? La carta che ho scelto per voi, amici della Vergine, è la carta che parla di conclusioni affrettate, decisioni, giudizi in forza delle volte troppo affrettati, ed è proprio la carta del giudizio. Se siete inclini a queste cose, questo è un chiaro segnale proprio per dirvi di rallentare, di riflettere di più sulle cose e dare alle persone più possibilità. Questo può essere anche un momento di fondamentale risveglio spirituale di voi stessi. Se siete voi che tendete a saltare a delle conclusioni, potete metterci anche una pietra sopra su alcune situazioni. Se sono invece gli altri a prendere questo tipo di decisioni su di voi o su qualcuno a cui tenete, c'è poco da fare, a parte rendersi conto che forse magari queste persone parlano in questo modo perché vivono una vita leggermente molto più infelice della vostra. Ecco. Per gli amici della Bilancia questo è un momento di grande importanza, e diciamo che la settimana da lunedì a mercoledì può portarvi un po' di inquietudini. Forse ci sono cose che non sono molto chiare, ci potrebbero essere dei momenti in cui però non vi sentite proprio al vostro agio, sentite che c'è qualcosa nell'aria che potrebbe accadere. Sono magari queste sensazioni che possono portare una solita incertezza, inquietudine dentro di voi stessi. Però attenzione, perché poi possono essere anche magari cose molto positive, tipo magari degli incontri casuali, sarete magari attratti da persone che sono insolite nella vostra vita, quindi questo è un buon momento per rompere magari con cattive abitudini e abbandonare magari alcune relazioni che sono noiose e malsane. Da giovedì a domenica potrete godere di un buon equilibrio tra il lavoro, la casa, la vostra famiglia, anche perché ci sarà un grandissimo sostegno emotivo di cui potete veramente avere il massimo grazie al vostro tipo di lavoro. È un buon momento per festeggiare a casa con la famiglia, è un buon momento per celebrare qualsiasi tipo di buon evento. Devo dire che queste sono giornate anche molto importanti per il lavoro, soprattutto per chi sta cercando lavoro. Un lavoro nuovo, magari un lavoro di gruppo, un lavoro magari in pubblico, andranno molto bene perché le persone vi conosceranno e sapranno veramente chi siete. La carta che ho scelto per voi è l'otto di bastoni, che è una carta un po' insolita, perché significa che forse ci sono troppe cose ancora in sospeso nella vostra vita e potreste sentirvi magari anche un po' stanchi di aspettare alcuni tipi di risposte. Questa carta indica forse un po' di impazienza, perché è molto veloce questa carta, quindi forse è arrivato il momento di prendere delle decisioni e che non siano più gli altri a prendere decisioni per voi.
Quando questa carta appare sembra che nulla stia andando avanti, in realtà sono tante cose che si stanno muovendo intorno a voi, eh? Quindi parlano in maniera molto metafisica di azioni che sostanzialmente abbiamo sotto mano e che non riusciamo a sganciare. Voi state dando il vostro contributo, state dando il meglio di voi stessi in questo preciso istante. Forse magari l'unica cosa è agire di più ed essere molto più chiari durante questo periodo. Per gli amici dello Scorpione, questa settimana che va dal 6 al 12 potrà essere una giornata interessante, soprattutto per quanto riguarda la propria identità e la propria conoscenza di se stessi. Da lunedì a venerdì, ci sarà una mancanza di emozioni molto particolari che vi permetteranno di esprimere tutta la vostra identità in modo molto più completo e molto più in sintonia con quello che siete. Questo sarà un momento, una settimana molto liberatoria, perché potete finalmente essere piacevolmente sorpresi da un cambiamento inaspettato nella vostra vita. Potreste scoprire nuovi modi di fare cose vecchie, sfruttando magari le nuove abilità che avete appreso. Mi raccomando, questa settimana della tecnologia per voi. Quindi i cambiamenti in atto nella vostra vita saranno indubbiamente molto stimolanti e verso una prospettiva anche futura. Quindi mi raccomando, questo potrebbe essere un momento di grandi incontri proprio nelle vie internet, nelle varie applicazioni. Sabato e domenica, stabilità. Ecco, forse sabato e domenica sarà il momento ideale per parlare di una relazione amorosa e dovete mettervi alla prova da impulsi o da eventi inaspettati, quindi dovete essere molto calmi e capire realmente quale tipo di stabilità questa persona vi stia dando. C'è un bisogno di libertà, c'è un bisogno di eccitazione in questo momento che vi metterà comunque a dura prova la vostra pazienza proprio con le persone amate o magari con le persone intorno a voi. Mi raccomando, perché qua potrebbero esserci degli incontri con delle persone del passato. Se la vostra però è una relazione sana, non dovreste affrontare grandissimi drammi nella vostra coppia, anche però mettendo però in chiaro quelli che possono essere magari qualche piccolo problema nel sorgere, no? In caso di appuntamenti, magari con persone nuove, potreste essere attratti da persone molto eccentriche, quindi evitate di correre dei rischi se incontrate qualcuno di cui non sapete nulla in questo preciso momento. La carta che ho scelto per voi è l'archetipo del padre, l'imperatore. Ci mostra il dominio della mente sul cuore, che a volte non è voluto, ma in alcuni casi è necessario e persino molto gradito. E che questo è parte di ciò a cui dobbiamo pensare quando, diciamo, questa carta appare. Quando si devono fare delle scelte difficili, è importante quindi mantenere la concentrazione e l'attenzione, cose che magari in questo periodo è molto difficile da fare. Godetevi l'assertività, diciamo, e la fiducia che questo autocontrollo e questa concentrazione portano. Andate avanti e fate ciò che potete fare e sapete fare al meglio. Se riuscite a dominare voi stessi durante questa settimana, allora avrete pochi problemi a dominare anche il mondo e tutte le cose che lo compongono. L'imperatore sembra un uomo gentile, anziano, che possono far parte magari della vostra vita, quindi potrebbe trattarsi magari di un collega di lavoro, un vostro padre, una figura paterna, forse sarà interessato a voi dal punto di vista anche sentimentale. In tal caso non escludetelo solo per la sua età, perché potrebbe essere una persona comunque, ecco, di un'età un po' più elevata della vostra. Potreste avere l'impressione che quest'uomo regoli, diciamo, no? Ed sia molto forte e per voi potrebbe sembrare anche un po' frustrante, ma sta cercando in realtà di capire chi siete soprattutto. È un uomo che insegna, forse senza nemmeno provarci i vantaggi, diciamo, di questa nostra logica. Quindi credo che questa sia una settimana importante proprio per mantenere questo tipo di osservazione. Allora, per gli amici del Sagittario, questa settimana da lunedì a mercoledì sarà un bellissimo momento per iniziare ad attuare degli importanti cambiamenti nella propria vita. Quindi non è che arriveranno i cambiamenti, ma sarete voi a farli
ad avere la volontà di fare delle nuove esperienze, di incontrare delle persone diverse o insolite nella vostra vita. Potreste anche sentire crescere l'eccitazione, l'attesa, percependo cose migliori proprio nell'orizzonte. C'è una sensazione di libertà in questo periodo per voi, no? È proprio di mancanza di inibizioni. Questo è un termine bellissimo questa settimana perché non avremo inibizioni per nulla. Vi sentirete e vi permettete anche di esprimere un lato molto più frizzante, diciamo, della vostra personalità. La vostra vita sentimentale potrà beneficiare proprio di questi desideri di apertura mentale nel vostro quotidiano. Da giovedì a domenica vi sentirete probabilmente a casa, ma godrete anche di una buona immagine di popolarità pubblica, anche e soprattutto se tra giovedì e venerdì avete dei lavori molto importanti da dover affrontare. Sarete in grado di percepire l'umore di una persona, di un gruppo di persone, di entrare in sintonia con loro e di unirli, diciamo, per una causa. Le persone apprezzeranno moltissimo la vostra onestà durante questo fine settimana. Complimenti per la vostra empatia, il vostro sostegno emotivo e devo dire che lo ricambieranno anche con favori o complimenti. Ci sarà un momento, soprattutto durante sabato e domenica, dove il rapporto con le donne in particolare è molto vantaggioso, che siano sorelle, madre, zie, e potrebbero iniziare anche delle importanti collaborazioni. Sette di spada è la carta che ho scelto per voi, perché è una carta che si comporta con intenzioni poco etiche, e credo che questo sia un momento dove voi non volete tanto avere dei grandi schemi e in qualche modo potete lasciare andare un po' di voi stessi. Mi raccomando, l'unica cosa è l'autosabotaggio, perché l'ho fatto, non avrei dovuto farlo. In realtà questo è un momento dove sia importante scavare anche nella vita di qualcuno per capire voi stessi. Non so se siete le madri, cercherete di capire le motivazioni perché vi stanno preoccupando di un figlio, sarete in qualche modo un po', abuserete anche un po' del vostro potere, diciamo, no? E tutti forse invaderete un po' la privacy di alcune persone. Secondo me questo sarà comunque un mese molto importante, anche molto competitivo a livello formale ed informale. Dovete tenere un po' gli occhi aperti da qualcuno che magari vuole imbrogliarvi questa settimana o che comunque sta dicendo delle cose che non sono molto chiare per voi. Questo è un momento dove si giocherà a poker, diciamo, quindi se siete degli abili giocatori riuscirete a vincere e soprattutto scavare anche un po' le tattiche delle altre persone. La linea in fondo è quella di coprirsi un po' le spalle, di assicurarsi di fare le cose nel modo giusto e poi non avete nulla da preoccuparvi, anche se qualcuno in questo momento sta cercando di mettervi il bastone fra le ruote. Per l'amico del Capricorno, questa sarà una settimana molto importante, devo dire abbastanza impegnativa, e devo dire che questa sarà una giornata particolare perché è un momento per provare qualcosa di nuovo, cambiare anche un po' la vostra routine. E dovete essere molto più socievoli in questo momento, dovete cercare delle nuove emozioni, delle nuove avventure, però dovete essere flessibili, aperti a qualsiasi situazione. Fidatevi ovviamente del vostro istinto, quindi non abbiate paura di agire di impulso. Però questo momento dove dovete rompere il ghiaccio, rischiare di chiedere a qualcuno magari di poter cambiare determinate situazioni, addirittura sarete voi che vi farete avanti e chiederete a qualcuno di uscire con voi. Questo sarà interessante perché questo è un momento dove le persone intorno a voi hanno bisogno di voi proprio questo, un po' più di determinazione. Potreste incontrare qualcuno via internet e in questo momento potete finalmente incontrare una persona abbastanza interessante, devo dire, dove vi lasciate anche andare. Da giovedì a domenica, quindi durante il fine settimana, sarete molto più affettuosi del solito. Devo dire che questo è un momento molto particolare, una nuova storia d'amore, una persona che vi sta veramente piacendo tanto, la voglia anche di tenerezze. Se avete già un partner, cercate un altro tipo di coinvolgimento con il partner, quindi cercate di sperimentare in qualsiasi momento, anche in casa. Aspettatevi l'inaspettato in questo momento, anche nel vostro modo di essere. A livello lavorativo, soprattutto giovedì e venerdì, saranno giornate importanti per bonus finanziari o magari qualche piccola vincita. Ho scelto per voi il Cavaliere di Denari, indica messaggi spesso riguardanti proprio il denaro e le proprie finanze.
È probabile che durante questa settimana riceverete finalmente le notizie che aspettavate e che siano veramente molto importanti, soprattutto a livello lavorativo. È molto pratica questa carta ed è improbabile che la notizia in questione sia una vincita, diciamo, alla lotteria. Il Cavaliere ci dice però di prestare molta attenzione alle parti, magari o alle situazioni un po' banali, normali della nostra vita, ecco, avere un pizzico un po' più di dettaglio. Un uomo saggio, ho preso questa parola, no? Un uomo saggio una volta mi disse: prenditi cura delle piccole cose e le grandi cose andranno tutte al loro posto. Ecco, il Cavaliere di Pentacoli vi chiede proprio questo, di esaminare in modo attento le cose che state gestendo, soprattutto gli affari o comunque il denaro, perché c'è una grande influenza di mettere i piedi per terra per cambiare o comunque trovare delle soluzioni importanti. Per gli amici dell'Acquario, questa settimana, dal lunedì a mercoledì, credo che ci saranno avrete una mente molto attiva durante questo periodo, ecco, diciamo proprio così. Addirittura potreste vivere delle rivelazioni con le vostre intuizioni. Direte: ma io l'avevo pensata questa cosa, l'avevo immaginata che sarebbe andata in questo modo. Quindi cosa vi devo dire? Cercate proprio da lunedì a mercoledì di avere molta più attenzione e fiducia in voi stessi e nelle vostre intuizioni, per permettere proprio anche di esprimere un lato molto più unico della vostra personalità. È vero però che molti acquari in questo momento hanno voglia di qualcosa di nuovo, al di fuori proprio della vostra routine. Questo è un momento eccellente per uscire dalla vostra zona di comfort, ampliare la vostra cerca sociale anche con persone diverse e anche molto più eccentriche di voi. Da giovedì a domenica, ottime le interazioni personali, soprattutto se sono dei divertimenti casuali nella vostra vita. Devo dire che questo è un momento dove l'acquario ha bisogno proprio di sfogare un po' se stesso, no? Soprattutto quando si è single, di conoscere magari persone che siano completamente diverse, che non hanno proprio questa voglia di creare cose così serie. Cioè, avete bisogno di persone spensierate, perché avete proprio bisogno di spensieratezza. Questo vi aiuterà a conoscere anche un lato di voi stessi e anche un lato delle altre persone a livello molto più profondo. La vostra mente, il vostro giudizio tenderanno ad essere spesso imparziali, però attenzione, perché tra un gruppo di amici o nel pubblico le persone potranno dire: ma tu non prendi mai parte, ma tu non dici mai la tua. Ecco, quindi c'è bisogno magari di essere leggermente un po' più determinati. Allora, gli affari e la carriera in questa settimana, soprattutto da giovedì a venerdì, se non avete lavoro, cercate lavoro nel pubblico, perché è possibile che questo sarà un momento in cui saranno coinvolte delle attività proprio con altre persone. Dovete cercare però attentamente quella che è la vostra carriera, perché questo vi permetterà di farvi conoscere sempre molto di più dalle persone intorno a voi. Allora, la carta che ho scelto per voi è il 10 di denari. È un presagio molto positivo, può significare che i vostri desideri materiali magari saranno soddisfatti in una misura che non avreste mai pensato, non pensavate che era possibile, e che in generale le cose andranno molto bene per voi. La sicurezza in questo momento, in tutte le sue forme, inizierà ad essere molto importante. Il 10 di denari in generale dice che avete molto di cui essere grati in questo momento, perché avete magari avuto esperienze belle o brutte che vi hanno fatto capire che forse nella vita c'è bisogno di relazionarsi in maniera diversa, magari con alcune situazioni, con la finanza, con la salute. Tutto dovrebbe andare in un modo completamente diverso. Pensate comunque a come siete arrivati a questa situazione e cercate di capire e assicurarvi magari che se sono state cose negative non succedano più, se sono state cose positive, di assicurarvi di condividere tutto ciò quello che avete fatto. È bellissimo questo momento di grande aiuto magari per le persone che vivono in una famiglia. Per gli amici dei pesci, questa settimana, soprattutto le giornate di lunedì e mercoledì, potranno essere molto importanti per le questioni materiali, soprattutto da
questioni la realizzazione magari di un lavoro con un approccio molto più ragionevole, molto più realistico. Quindi comprenderete anche quali sono i vostri limiti a livello magari lavorativo, materiale, sarete anche molto ottimisti di questo, perché potrete anche acquistare una comprensione molto più profonda dei vostri obiettivi e di come si inseriscono in un quadro generale nella propria vita. Grande saggezza spirituale per i pesci durante questa settimana, soprattutto durante queste giornate. Portate grande pazienza, siate molto autodisciplinati e sacrificate sempre di più questa vostra gratificazione a breve termine per magari poi un successo che sarà veramente importante a lungo termine. Le giornate da giovedì a domenica porteranno riflessioni molto profonde su argomenti seri. L'intuizione, l'intesa, la concentrazione faranno proprio parte di questo periodo. È un buon momento quindi per risolvere magari dei problemi complessi o scoprire magari delle verità su una questione molto particolare, nascosta. Vivrete di indagini durante questo periodo, quindi farete delle domande senza mettere gli altri comunque a disagio, ma capirete benissimo cosa stia succedendo nella vita degli altri. Potete anche essere molto persuasivi, quindi questo è un buon momento per convincere gli altri delle vostre idee, dei vostri progetti. Ottimi gli studi, gli esami che vi porteranno comunque a andare bene e soprattutto tutto ciò che riguarda questi mondi paralleli che sono molto affascinanti. La carta che ho scelto per voi è il 6 di coppe, è spesso una carta che parla di nostalgia, di guardare indietro nella vita, a come le cose erano una volta. Può essere, ma non sempre, collegato magari a bambini, all'infanzia. È importante non dedicare troppo tempo e fatica a pensare ai bei tempi andati, no? Quindi tutti abbiamo dei ricordi felici su cui riflettere di tanto in tanto, ma se iniziamo a pensare che gli anni migliori sono passati, allora questo può diventare magari diciamo una profezia che si può autoavverare. Quindi cerchiamo di rimanere sul presente, di vivere ancorati magari, di avere anche dei bei ricordi sul proprio passato, ma di essere ancorati sul presente. Questo sarà molto importante per voi.